Grazie veramente Greta per il lavoro egregio che ha fatto. E giusto due battute prima di dare la parola poi a un diversi interventi. No, quello che a me mi ha colpito anche me è che lei fa proprio questo denota di una, già di un'organizzazione sociale ben messa, diciamo. Probabilmente, ecco, questo mi fa pensare che è un precedente al terremoto del 1949. Perché sicuramente dopo il terremoto, quello che è successo, la gente stava andando via, dopo le parti di altri casali, sicuramente questa organizzazione non aveva senso, probabilmente era già precedente. Ma quello che dicevo ha delle importanze, perché questo c'era un sistema di misure per specifico, la metrata, la metrata di segna, non è che era, quindi c'era questa cosa delle tre chiese, c'erano tre chiese a Terezza, c'era la cattedrale, c'erano tre chiese, c'era una serie di cose che implementavano il senso di una città. E poi questa cosa dei casali, cioè gli statuti, non erano gli statuti di Terese, come lo conosciamo oggi, ma c'erano tutti i casali. Quando parliamo di casali, che erano rossi, solo Pax, Santiago e San Giovanni, Santiago, che è una zona, quindi Castelvenere, Napiano, sì, praticamente la città teresina attuale, scusate se... La città teresina attuale è la stessa cosa, quindi erano tutti questi, prendevano tutti questi comuni qua. Manca Pugliamento. Manca sempre, magari. Già, esatto, già c'erano i processi, esatto. E sì, c'era la sostanza. Quindi nei fatti era la giurisdizione degli statuti, si estendeva tutto questo territorio, non è che riguardava solo la città, ma riguardava tutti i casali. Quindi già c'era solo questo sistema che già ridotto rispetto a quello dei Longobardi, come si diceva prima, era un po' più ampio, perché aveva anche... però diciamo che questa è un po' la cosa che si evidenzia. Però come diceva Greta, questo poi sono approfondimenti che si possono fare, che possiamo ragionare, ci ragioniamo un po' a parte, perché pure io penso che questa riunione, questi incontri questa sera è un po' un momento di discussione dove cercare di capire anche come su tutta questa partita culturale, dico io, si può fare un ragionamento molto più esteso, perché questo oggi è, diciamo, rappresenta oggi, io dico, la cultura. Identità di un territorio è quello su cui oggi veramente ci si deve impegnare anche dal punto di vista economico, perché questo introduco l'intervento del presidente dell'Unione Industriale. Cioè, noi se guardiamo anche in altre realtà oggi, questo fatto di dare il senso dell'appartenenza del territorio identitario anche nel mercato conta molto. Cioè, non è solo la qualità intesa come qualità dei prodotti, ma anche come qualità legata a un territorio identitario. Quindi questa è una cosa che conta molto. E sicuramente qui abbiamo tanto, non è che abbiamo poco, quindi su questo si può lavorare in prospettiva. Io do la parola a